andava al nord e andava di prima. Allora partiamo il sindaco e lasciamo subito il microfono. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Io vi chiedo scusa. Abbiamo queste manifestazioni, questo weekend abbiamo un po' di... abbiamo messo tanta carne sul fuoco. Speriamo che l'agosto sia buono, per esempio da Lara e da Andrea, a questo aspetto. Che dire di quello che parliamo oggi, quello che vuole parlare. Io sono medico, quindi la cosa che dice è abbastanza banale, però che significa più. Noi siamo costituiti per l'80% di acqua e quindi credo sia leonati immaginare che l'acqua sia la cosa più importante di tutto il resto del nostro tempo, quindi proprio perché siamo fatti di acqua. Quindi cercare di manipolare questo bene è una cosa che dovremmo rigettare a tutti i livelli e con tanta forza. Riuscire a difenderla è difficile in quest'ottica in cui stiamo vivendo, questo periodo stiamo vivendo, però ci dobbiamo provare, anche piccole cose, anche piccole gocce in questo mare, tanto per entrare nel, per non uscire dal seminario, però credo che sia importantissimo. Anche se siamo in pochi, però è importante la carta di risonanza che comunque a tutti i presentatori ricordiamo comunque per seguire con questa cosa. Grazie a voi che avete, abbiamo noi, a pesare del vostro tempo, però credo che ci sono la causa comune. Vi ringrazio a nome mio personale, ma credo di tutta la cittadinanza e di tutte le persone che purtroppo non sanno. Grazie. del 2008 e insegna un ulteriore passo verso la privatizzazione dei servizi pubblici e anche dei servizi pubblici locali. E questa legge prevede l'obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici alla grande economica a favore di imprenditori o di società qualunque forma costituite che sono indicati per mezzo di procedure competitive di ripresa pubblica. Un'alternativa a società a partecipazione di vita pubblica con capitale privato però non inferiore al 40%. E subito contro questo articolo 15 si è levata una schiera di movimenti, associazioni e anche di enti locali che appunto chiedono che questo bene essenziale per la vita, come ha ricordato il nostro sindaco, venga in qualche modo reso non disponibile, non accessibile per tutti, si è detto una mercificazione. E noi come gruppo consigliere di maggioranza siamo anche per proporre una delibera al Consiglio Comunale
che si tenerà il prossimo 10 dicembre, in cui si tenta di promuovere appunto le iniziative che sono finalizzate alla ripubblicizzazione del servizio idrico e anche alla sensibilizzazione della popolazione al risparmio dell'acqua, e si propone inoltre anche l'integrazione nello statuto comunale per la gestione del servizio idrico integrato con il servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro. Io in questi giorni, appunto, non essendo questo un argomento, non essendo io del ramo, ho cercato di documentarlo, ho cercato di farlo anche in maniera un po' così obiettiva, andando a cercare anche le ragioni di chi sostiene l'opportunità di questa legge. Dire vero, internet si trova veramente ben poco di favorevole a questa legge, cioè come una sorta di compattezza tra movimenti di informazione contro questo provvedimento, però in questi casi che si trovano anche su internet molto spesso vengono scritti in maniera molto rapida, in maniera molto frammentaria, quindi è importante partecipare a incontri come questo per cercare di avere una visione più approfondita, più organica del tutto. Comunque le ragioni che abbiamo trovato a sostegno di questo provvedimento sono innanzitutto che questa legge dovrebbe costituire un adeguamento ai principi del trattato che costituisce la Comunità Europea e i principi generali che regolano i contratti pubblici, quindi i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, qualità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Questi sarebbero appunto quei principi che avrebbero determinato l'approvazione di questa legge. E poi sostengono che l'attivamento dei servizi idrico privati dovrebbe mettere fine a una gestione clientelare e politica degli acquedotti. Inoltre che ci sarebbe una maggiore concorrenza tra le società pubbliche e private e uniste, che dovrebbe migliorare il servizio e aumentare anche la passare le tariffe. Ma quanto c'è di vero in realtà in tutto questo? È significativo il fatto che le stesse associazioni dei consumatori si sono subito mobilitate contro questo articolo 15 e che la Regione Puglia, già il 20 ottobre, quindi un mese prima dell'approvazione di questa legge, abbia già preso un provvedimento che sancisce l'avvio della ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese e si è impegnata anche a impugnare presso la Corte Costituzionale questo decreto legge, perché l'esigo delle prerogative assegnate dalla Costituzione alle regioni. E anche in questo, insomma, la riflessione che